Dopo l'avvio in diverse regioni italiane, da oggi, mercoledì 5 gennaio, anche in Abruzzo iniziano i saldi invernali. Secondo l'ordinanza della regione, termineranno il 6 marzo. C'è chi teme che saranno un flop a causa dei rincari. Una vera e propria stangata, quella in arrivo, che Federconsumatori stima in un aggravio di 1.228 euro di spesa annuale per ogni famiglia. Sul comparto degli esercizi commerciali pesa inoltre la grande concorrenza degli acquisti online, visto che l'Abruzzo fa segnare una media del 5% superiore a quella nazionale, con la provincia di Teramo a fare da capofila. Il problema è ormai endemico. Da parecchi anni c'è una salita enorme del commercio online che sta fagocitando tutto e noi purtroppo come provincia di Teramo e come Abruzzo siamo nel pieno di questo evento. Possiamo dire che veramente quest'anno il commercio online in Italia varrà 37 miliardi solamente per il commercio retail, quello proprio al minuto, escludendo il commercio B2B, così come si usa dire. E addirittura l'Abruzzo è una percentuale superiore rispetto ad altre regioni italiane. Tradotto, nel tempo abbiamo assistito tra il 2019, il 2020 e il 2021 ad un aumento globale del commercio online del 47%, il che significa che in questo momento parlare di saldi è quasi anacronistico. Possiamo difendere una categoria che deve comunicare l'apertura, deve comunicare l'inizio saldi e probabilmente potrebbe anche essere soggetta a sanzioni in caso di non adempimento, quando dobbiamo confrontarci con il grande gigantismo del commercio online che fa quello che vuole, quando vuole, ai prezzi che vuole e nella maggior parte dei casi, come notizie di stampa ci danno atto, probabilmente senza pagare tasse. Non è questa la concorrenza, non è questo il modo per salvare una categoria. Devo dare atto che molti comuni, molte amministrazioni comunali si stanno dando da fare per aiutare i commercianti, proponendo l'apertura di commercio online a livello comunale, ma non è quello il sistema, non ci sarà la possibilità di farlo, sono tanti piccoli orticelli online che non fanno ombra al gigantismo online. Occorreranno delle risposte sistemiche, dove per sistemiche intendo associazioni di categoria, imprese, comuni e regioni. Solo in questo caso e con l'aiuto dello Stato si potrà salvare una categoria, altrimenti allo stato attuale i saldi sono semplicemente una questione anacronistica che ci fa ricordare che esiste una categoria perché peraltro i clienti hanno già comprato online il Black Friday.